Un caro saluto da Padova, sono Carlo Della Mea dagli studi di Telenuovo Padova, qui dove si registra la nostra trasmissione Ale Padova. Per seguire in diretta tutte le partite della squadra biancoscudata saremo in onda ovviamente anche mercoledì sera per Foggia Padova. I tifosi li vedete alle mie spalle, sono già pronti, è già pronta anche la squadra di Bigioli che è partita lunedì mattina per raggiungere la Puglia. Una squadra, quella di Bigioli, che ha ottenuto 5 punti nelle prime 4 partite, 4 punti ottenuti prima della sosta in due derby che sono stati molto appassionanti, 1-1 a Verona e poi l'1-0 all'Euganeo contro il Venezia. La sosta, quindi la sconfitta brutta a Salerno, dove il Padova ha perso 3-0, ma potevano forse essere anche di più i gol per la formazione di casa, e poi domenica scorsa nel posticipo l'1-1 in casa contro la Cremonese. Cremonese buonissima squadra che ha fatto soffrire il Padova, Cremonese che ha raggiunto il Padova 10 minuti dalla fine dopo che il Padova si era portato in avanti con il gol di Clemenza. Clemenza, un nome di cui si parla già molto, un talento di scuola juventina che è arrivato in prestito nelle ultime ore di calciomercato, soffiato al Palermo, che ha già messo a segno un gol e due assist, quelli che sono stati i due gol di Ravanelli da calcio piazzato, punizione, colpo di testa di Ravanelli. Ebbene, per inversione di campo proviamo a leggere la partita dalla parte biancoscudata. Proviamo a parlare innanzitutto della formazione. Bisoli dovrebbe ritornare con la formazione a 3. Innanzitutto in porta confermatissimo Marelli, un giovanissimo arrivato dall'Atalanta, un investimento della società che quest'anno lo ha voluto dopo che l'anno scorso ha fatto il secondo di Bindi. Davanti a lui i tre dovrebbero essere quelli titolari: Ravanelli, Capelli e poi Trevisan. Il centrocampo dovrebbe essere composto da 4 giocatori sulle fasce. Da una parte ci sarà Salviato, dall'altra parte ci sarà Contessa. Al centro si gioca una maglia in diversi, ha fatto molto bene Bro, talento, scuola Sassuolo, anche lui in prestito, che ha fatto l'assist per Clemenza nel gol dell'1-0 alla Cremonese. Potrebbe essere la volta di Pulzetti, ancora una volta il capitano del Padova, potrebbe essere la volta anche di Belingheri, giocatore esperto della Serie B, ma che finora ha visto soltanto la panchina in questo inizio di campionato. Interessante il rebus in avanti, perché potrebbe esserci proprio a Foggia la prima in biancoscudato per questa stagione per Sarno, un giocatore di cui sapete già molto e non vi posso aggiungere altro, se non che ha una grandissima voglia di ricominciare dopo i fatti di quest'estate, dopo la squalifica scontata. Ora lotta per una maglia da titolare, si gioca la maglia appunto con Clemenza, ne ho parlato prima, oppure con Capello. Altra incognita, Bonazzoli, in prestito dalla Sampdoria, si gioca una maglia con Guidone. Sono due attaccanti dalle caratteristiche diverse, molto più strutturato Guidone, però fatica ancora a entrare in condizione, fatica invece a trovare la via del gol Bonazzoli, quindi per una volta, dopo 4 partite di titolare, potrebbe partire dalla panchina. Cosa dire ancora? Bisoli è un tecnico conosciuto, lo sapete, che sta gestendo con passione, con vivacità, un gruppo che è composto da giovani e anche dei giocatori un po' più esperti, Pulzetti, Belingheri e Capelli. Il Padova come obiettivo per questa stagione ha la salvezza, quindi già capite che insomma la partita di Foggia diventa già un crocevia per quello che può essere questo campionato. Per il momento da Padova è tutto, augurando a voi di Foggia Città Aperta un buon lavoro, una buona partita e, permettetelo, anche un Forza Padova. Vi aspettiamo poi all'Euganeo per la partita di ritorno.